Incominciamo questo talk che riguarda le interfacce utente, praticamente. In realtà i dispositivi con cui l'essere umano si interfaccia con i computer, sostanzialmente. Un po' di storia. Inizialmente l'input era binario, ossia si pigiavano dei selettori per ogni bit e si vedevano su dei LED il risultato sempre in binario. Poi si è passato all'esadecimale con una tastierina per l'input esadecimale e un display che riportava i valori interessanti. Dopodiché se l'input avveniva tramite delle schede di perforate per lavorare in cosiddetto batch, ovvero sia si inserivano i programmi e i dati a blocchi, diciamo. Si usava anche il nastro perforato per queste funzionalità. Si è poi passati dalla perforatrice per fare le schede perforate, infatti prima si perforavano, poi si davano in pasto al computer, diciamo. Hanno pensato, perché fare sto passo intermedio e non inserire direttamente i dati? Hanno collegato direttamente una macchina, come vedete, molto simile, praticamente uguale, una teletype delle scrivente, direttamente al computer. Così si bypassava il discorso delle schede perforate. Successivamente il teletype aveva una tastiera per l'input e usciva su carta, stampava i risultati sulla carta, sul rotolo di carta. Anche ho pensato, perché stampare su carta quando possiamo avere l'output direttamente su un monitor? E ha creato i videoterminali. I videoterminali inizialmente a caratteri, poi sono passati a quelli grafici per funzionalità aggiuntive. Sempre quali altri sistemi si poteva usare per introdurre dati nei computer? Questa è la prima trackball che serviva per inserire dati su terminali grafici, ovviamente, di tipo XY, ovvero sia altezza e larghezza. Questo aggeggio è grande più o meno come una palla da bowling. Prendete questo e rovesciatelo e ottenete cosa? Un mouse. Non ci hanno pensato e hanno fatto questo. Il primo mouse invece funzionava con delle rotelle per l'encoding della posizione, diciamo, e funzionava non benissimo. Questo è a colori, aveva un tasto, un pulsante, e funzionava con l'encoding tramite delle rotelle, delle ruote. Poi sono arrivati che potevano usare la pallina, dopo la pallina sono arrivati il laser, eccetera, eccetera. I nazisti nelle bombe V2 utilizzavano questo aggeggio qua, che è praticamente un joystick, probabilmente il primo nella storia. Questo è un esempio di uno dei primi joystick per computer. Joystick ha la stessa funzionalità degli altri dispositivi di ingresso, ovvero sia coordinate XY. La penna ottica era un sistema di ingresso dati direttamente a video. Si puntava a sto aggeggio sul video che intercettava la riga di scansione del CRT e identificava il punto segnalato dalla penna ottica. Veniva usato soprattutto per CAD e roba del genere. Altri sistemi di ingresso dati era la ricognizione della voce, ovvero sia dare comandi a voce. Sistema conoscete tutti, immagino. Praticamente viene registrato il comando vocale, viene codificato in binario, confrontato con una base dati, e i vari pezzi venivano ricostruiti e in base a questo si riconosceva il comando dato. Sono decenni che vanno avanti, ma non ha avuto un gran successo. Il punto massimo credo sia stato quando è stato
commercializzato il Dragon Natural Speaking, esattamente. Da lì in poi non ho più sentito parlare. La IBM ha inventato il TrackPoint, altri produttori l'hanno riutilizzato chiamando il nome, viene usato, viene chiamato anche nipple mouse, cose del genere. Funziona praticamente come un joystick, spingendo, il cursore corre in su e a seconda più si spinge più velocemente si sposta il cursore. Hanno anche inventato il TrackPoint Mouse, che sicuramente avrete visto tutti, che ovviamente è sparito. Questo ben prima che uscissero i mouse a rotella. È stato evidentemente l'Apple non inventa tantissime cose. Il touchpad, questo non è comodissimo il TrackPoint da usare. Infatti nel tempo è evoluto, le ultime versioni sono molto più utilizzabili rispetto alle prime. Però nel frattempo è uscito il touchpad, che tutti hanno preferito immediatamente, infatti oggi universalmente adottato. Il touchpad è una, potete pensarlo come una riproduzione dell'area dello schermo, voi spostate il dito in un punto qualsiasi del touchpad e quel punto è quello, è come se indicaste lo schermo. Qui abbiamo una sequenza storica, la tavoletta grafica tipica che viene usata in roba tipo CAD, grafica bidimensionale. Aveva una sensibilità limitata all'identificazione del punto indicato. Dopodiché c'era questo aggeggio che serviva per riprodurre disegni su carta. Si appoggiava la carta sulla tavoletta e con un cross, un mirino, si andava a riprodurre al computer i vari punti e linee del disegno. Di solito disegno tecnico, CAD, disegno architettonico e cose del genere. Per gli usi, dopodiché nel tempo sono usciti altri modelli di graphic tablet sensibili alla pressione, quindi più si preme lo stilo e più il segno cambia a seconda ovviamente del software. Questo per venire incontro alle esigenze di autori, di chi voleva utilizzarlo per ragioni artistiche. E quindi oltre alla matita disegno, il software simula sistemi tipo pennelli, pennarelli, cose del genere. E quelli più sofisticati sono addirittura sensibili all'inclinazione dello stilo. Una versione più avanzata è quella che combina la tavoletta grafica con uno schermo. Ha tutte le funzionalità delle più avanzate tavolette grafiche, però in più c'è uno schermo LCD su cui si può agire direttamente con lo stilo. Questo viene usato dai professionisti di grafica, soprattutto disegno a mano libera, cose di questo genere. Questo tipo di tavoletta è stato recentemente introdotto in Corea con uno stilo a forma di pennello, perché lì usano un tipo di grafia con il pennello sostanzialmente, i cosiddetti, adesso non mi ricordo, i kanji sono giapponesi, in Corea adesso non so. Comunque sì, se avete presente come sono fatti i kanji, sapete a cosa serve. Lì la calligrafia è molto legata all'espressione, perché il segno grafico non indica semplicemente il significato, ma cambiando il segno grafico cambia anche la sfumatura del significato. Per questo hanno queste esigenze che noi non ci segneremo neanche. Prevedono in futuro di inserire anche il riconoscimento per i kanji, appunto, scritture cinesi e giapponesi. Il DigiScribble è composto da questo aggeggio e una penna stilo. Questo si pone all'inizio di un blocco notes, diciamo, e scrivendo proprio fisicamente su questo block notice, questo rileva il movimento dello stilo e riproduce
la scrittura sul programma. Come? Secondo me è una combinazione di vari fattori, comunque basta cercare su internet. Probabilmente un campo magnetico che viene irradiato dall'aggeggino qui, e questo qui interagisce, e secondo me... Esattamente. Bene. Questo non ha avuto grandissimo successo, ma secondo me negli uffici, soprattutto in cui si deve prendere velocemente un appunto, potrebbe avere una sua valenza. Perché l'ufficio classico, il computer, non ha ancora preso al 100%. Bene, scusate l'introduzione, riprendiamo. Sì, dicevo che negli uffici la carta ha ancora un grandissimo impatto, c'è poco da fare. E non la vedo tanto, l'ufficio paperless non ce lo vedo tanto nei prossimi anni. Andiamo avanti, qui non si vede ma c'è scritto 3D input. I sistemi di ingresso dati non più bidimensionali, XY, ma tre dimensioni, XYZ. Cominciamo con Nintendo Power Glove, che funzionava con a ultrasuoni. Qui abbiamo tre emettitori di ultrasuoni, mentre sul guanto che viene indossato c'erano due microfoni. A seconda dell'inclinazione della mano e della posizione della distanza rispetto ai tre emettitori, il sistema era in grado di risalire alla posizione spaziale della mano, diciamo, o del ricevitore. Il game track funzionava per PS2 e altri sistemi dell'epoca. Praticamente funziona mediante un cavetto avvolto a rocchetto qui dentro. Qui c'era un guanto collegato a questo cavetto. La lunghezza dell'estensione del movimento più l'inclinazione secondo i due assi ci dava, mediante calcolo, la posizione sempre tridimensionale. Raggio più due, praticamente raggio e due angoli. Wii Motor penso lo conosciate tutti, funziona con dei LED a infrarossi che vengono emessi, qui davanti c'è una telecamera sostanzialmente, e trigonometrando riesce a risalire alla posizione sempre spaziale, più agli accelerometri in base ai quali col tempo la formuletta dell'accelerazione si risale a quanto spazio è stato percorso. Integrando i due sistemi si risale alla posizione finale, diciamo, del movimento. Dopodiché c'è l'aggeggio da aggiungere qui sotto, perché non sono molto sensibili quelli integrati, che adesso non mi ricordo come si chiama. No, è proprio il plus, si chiama plus. È uno scatolino qua sotto che aumenta la sensibilità degli accelerometri. Il Project Natal della Xbox 360 sfrutta delle telecamere e un effetto... adesso mi ricordo il termine, comunque facendo il confronto delle due riprese è in grado di risalire alla posizione spaziale del soggetto che si è posto davanti. Questo è il vantaggio di non richiedere nessun sistema, nessun dispositivo da indossare o da tenere in mano, eccetera. Il corpo diventa praticamente il joystick. Adesso vediamo se avrà successo o meno, perché è uscito adesso. No, assolutamente. Adesso si è rinato con un altro nome, no. Però l'ultima console, l'ultima versione è uscita adesso, il mese scorso, quando era, ed è scritto pronta per il Project Natal. Adesso non mi ricordo se è quello il nome, però. Il TrueMotion Sixth Sense
è un sistema in cui c'è un emettitore di un, insistono a dire, un lieve campo magnetico, penso sia sui 4, 5, 6 metri di diametro, e questi sono i dispositivi che l'utente tiene in mano, una sorta di joystick. Il sistema riesce a rilevare la posizione nello spazio a seconda di come interagiscono questi qua. Se volete un filmatino qua per dimostrare un attimo. Qui c'è una parolina cosiddetta buzzword, che sta buzzword. È una parola chiave che rappresenta la novità ultima dei sistemi. Haptic significa correlato al tatto. In pratica questo sistema usa un pantografo, questa è una penna sostanzialmente, si impugna così, come una penna normale, e con questa si disegna nello spazio. Quindi a seconda dell'angolo di questi due si risale al punto tridimensionale nello spazio. Scusate, mi è entrato un moscerino in bocca. Perché haptic? Perché è così grosso? Perché ha dei motori. Quando raggiunge il punto della superficie dell'oggetto virtuale che si sta manipolando o disegnando, questo ritorna un impulso, quindi blocca praticamente la penna. Uno spinge in avanti finché tocca virtualmente l'oggetto che sta manipolando virtualmente, però la reazione è fisica. È dato da sti motori qua dentro. Andiamo avanti. Qui c'è una paginetta interessante che riguarda il ritorno, cioè come possiamo simulare la camminata in un sistema a realtà virtuale. Vengono proposti, perché è ancora abbastanza in work in progress queste cose, vari sistemi. Il primo abbastanza funzionante è il Virtusphere, cose del genere. In pratica, pensate a una trackball dall'interno, manovrata dall'interno della palla. Voi camminate, questa gira, i sensori rilevano il movimento e riportano. Nella realtà virtuale si sposta di conseguenza, diciamo. E lo svantaggio qual è? È che è sferica e quindi il pavimento non è livellato. È come camminare dentro una sfera. È come camminare in salita col coso che si sposta. Non è molto, molto simpatico. Il Cyberwalk è più interessante, molto più macchinoso. Praticamente è una combinazione di un unico tapirulan grande composto da tanti piccoli tapirulan. La combinazione dei due movimenti consente di muoversi in qualsiasi direzione e lui sposta l'intero meccanismo in modo da restare sempre al centro, diciamo, all'incirca. Il Cyber Carpet è composto da tanti piccoli elementi che assieme si spostano nella direzione della camminata, spostando fisicamente il piede che scorre. Quindi voi camminate, ma restate allo stesso punto. Mi sembra di parlare di Alice che corre sempre più veloce per restare sempre allo stesso punto. Il Circular Floor è molto sperimentale. In pratica è composto da delle mattonelle, delle piastrelle che si muovono. Hanno delle rotelle sotto, dei motori. Voi camminate e questi si spostano sotto i vostri piedi a seconda della direzione che prendete. Adesso, per dimostrare questa... Sì. Questo sistema dovrebbe essere quello che rileva la posizione spaziale, quindi e comanda i cose. Adesso vediamo qualche filmattino. Allora.
Oh, oh, scusate. No, no, perché sono due schermi. Se premo F mi vede, mi mostra solo metà filmato. Mi spiace, anche per questo che le slide sono così. Proviamo questo. Insiste. Questo è come è stato presentato in una qualche fiera del settore. Come vedete, nello schermo grande si vede la realtà virtuale, tipico first person shoot, mentre in quello piccolo si vede l'operatore come si muove. Interrompo qua perché tanto il tempo stringe. Composto la cosa, come vedete, è un grande tappeto tapis roulant con piccoli tappeti che compongono la superficie che viene mossa da quello grande. Non è comodissima da portare in giro, in effetti. L'operatore è collegato con l'imbracatura e un filo che va fino al soffitto, tra virgolette, che rileva la posizione, cioè la direzione in cui si sta spostando. Provate a pensare a come si combina questo con un casco a realtà virtuale e tutto il resto, e potete immaginare la sensazione molto realistica del movimento. Ok, passiamo oltre. Cyber carpet. Già non c'è. Come vedete la superficie non è grandissima, però immagino che questo sia solo pensato come un singolo elemento, poi ce ne saranno altri, non so, magari lo ampieranno. Il passo è corto, però è una cosa abbastanza sperimentale. Adesso non so se siano delle sferette che ruotano o sia tipo una macchina da cucire con un sistema basculante, diciamo, però visto che perde pezzi dalle scarpe. Questo è un filmato promozionale, speriamo che... Questo è il principio di funzionamento. E questo è lo stato dell'arte. Beh, evidentemente hanno pensato che sono sufficienti. Che quattro siano sufficienti.
questo e riprendiamo il talk. Riprendiamo. Allora, adesso passiamo all'output invece. Si comincia con i primi PC che avevano la CRT verde, che a fissarlo troppo lungo poi si sollevava lo sguardo e tutto diventava rosa per complementarità sui colori. CRT Ambra, poi c'erano il Paperweight, ce n'erano altri di altri tipi, abbastanza. Altri tipi di schermi erano a plasma, usati soprattutto sui portatili dell'epoca. Questo qua è di tipo ambra rosso, ce n'era di tipo blu ciano, molto comodi da usare per i poveri occhi. Poi si passa agli LCD. Il CRT poi sono passati al colore, al schermo piatto, però sostanzialmente la tecnologia è rimasta quella. Si è aumentati di risoluzione, eccetera, frequenza di refresh. Gli LCD sono passati dal passivo, questo è un super twist usato su un portatile della Amstrad, se non ricordo male, praticamente era inguardabile, un minimo di riflesso, non si vedeva più niente, le condizioni dovevano essere ideali per guardare. Poi si passa all'LCD di tipo attivo. Il primo ad usarlo è stata l'Apple nel suo portable, però mantenendo il colore monocromatico, sa perché. Poi si è passati agli LCD a colori, sempre a matrice attiva, poi si è passati ai TFT, poi si è arrivati ai LED e gli OLED, insomma, che siamo i giorni nostri. Mentre per quanto riguarda l'output tridimensionale, abbiamo l'anaglifo, praticamente l'immagine composta da immagini sovrapposte con colori diversi e da occhiali che filtrano o l'una o l'altra a seconda dell'occhio. Il difetto è quello di non avere la resa dei colori ottimale. Questo è un vecchio sistema utilizzato su un vecchissimo apparato di videogioco che utilizzava un casco in cui con un disco rotante. La parte nera interrompeva la visione, chiudeva l'occhio, la finestra dell'occhio. Questa è una parte trasparente, non mi ricordo, non so perché siamo a colori diversi. Questo forellino serviva a dare il sync con l'apparecchio. In pratica questo ruotando interrompeva ora l'uno, ora l'altro occhio e sullo schermo del videogioco compariva ora l'una, ora l'altra immagine. L'effetto finale era quello di avere un'immagine tridimensionale. È chiaro il concetto di visione stereoscopica, sì? Il fatto che noi abbiamo due occhi per vedere la profondità. Se noi piccolissimi proprio. lo schermo era monocromatico praticamente. Forse perché stanno aggiunto i colori. Stesso concetto di interruzione ora dell'uno, ora dell'altro occhio, diciamo, si ottiene tramite dei schermi LCD. Non so se sapete come funzionano gli LCD, comunque sono dei cristalli liquidi che, applicando una tensione, ruotano. E a seconda che sia acceso o spento, lascia o meno passare la luce. Se noi spegniamo questo, veniva opacizzata la lente, chiamava così, mentre l'altra rimaneva aperta. E viceversa, alternando alternando le due immagini sullo schermo, si ottiene la cosa tridimensionale. È quello che stanno facendo adesso nei cinema 3D. Vi danno questi, qualcosa di simile, questo qua è un altro tipo di videogioco. Siamo all'epoca dello SNES, Super Nintendo. Quindi non è una novità questa degli occhialetti LCD. Prego. Com'è? Questo aggeggio era collegato al Vectrex, che era un videogioco a cartucce che si portava dietro il suo schermo, praticamente un aggeggio, un cubo con la maglia, si aveva incorporato al schermo.
cartuccia andava inserita di fianco, c'era il suo joypad e vari accessori strani tipo questo. L'autostereoscopia è praticamente la stessa cosa, solo che non richiede di indossare alcun apparecchio. Sono gli schermi tridimensionali che vedete nelle esposizioni. Bisogna essere in un punto abbastanza preciso nello spazio, diciamo, di fronte a questo schermo. Se vi spostate un attimo o andate indietro avete degli effetti distorcenti. Questo sistema viene utilizzato sul Nintendo 3DS, che penso sia appena uscito, uscirà tra poco. Utilizza proprio questo sistema. Infatti voi vedete la tridimensionalità, però senza dover usare apparecchi, senza dover usare occhiali o altri apparecchi, senza dover indossare niente, diciamo. Virtual Boy era un altro tipo di videogioco vecchio, con due schermi interni, sempre col principio di proiettare due immagini diverse e leggermente sfasate. Non aveva il problema dell'introduzione, perché le due sono proprio due separate, però il problema era che dovevate appoggiarvi, questo andava appoggiato al tavolo e voi dovevate appoggiarvi al visore. Non è comodissimo. Stesso concetto è stato riportato su degli occhiali LCD stavolta. Non abbiamo più uno schermo LCD trasparente che viene spento o acceso. Abbiamo proprio dei piccoli schermi LCD in cui compare l'immagine. Due schermi, due immagini sfasate a seconda della posizione degli occhi. Parliamo di augmented reality. Anche questo è un settore abbastanza in ampia diffusione. Tutti pensano all'augmented reality come qualcosa di fantascientifico che esisteva nei film, nei romanzi, invece è qui tra noi. Questo è un gioco per la PSP, si chiama Invisimals. Utilizzando un cartoncino, non so come chiamarlo, e inquadrandolo con la sua telecamerina, il software genera un personaggino con cui si può interagire. Viene venduto normalmente, andate in un negozio, costa una cinquantina di euro. Questo è molto interessante perché questo dispositivo praticamente proietta un raggio laser sulla retina. Esatto, a bassa potenza. È un sistema di specchi rotanti, questo è uno specchio semitrasparente, per cui noi possiamo vedere qualcosa sovrapposto alla realtà. Viene disegnato sulla retina un qualcosa, che può essere un testo di tecnico, state rioperando, non avete tempo di guardare, viene proiettate le istruzioni per operare sulla GG. Il futuro di questo è solo immaginabile, però richiede parecchio lavoro per aggiungere all'immagine la personcina che si muove o si sposta, eccetera. Però come concetto è molto interessante. Android consente di far funzionare Google Sky con un ritorno praticamente interattivo. In pratica, sfruttando il GPS per la localizzazione, la bussola per l'orientazione, ups, scusate, e gli accelerometri per l'inclinazione, è in grado di capire dove si trova il dispositivo e come è inclinato e orientato. Utilizza questi dati per renderizzare sullo schermo la porzione di cielo che sta dietro allo smartphone. E praticamente spostandolo voi vedete la cartina del cielo con le costellazioni, con le informazioni sulle stelle, dei pianeti, eccetera. Voi dovete semplicemente spostarlo. La cosa bella è che funziona anche al di sotto. Guardate attraverso la Terra. Una cosa molto interessante. E l'Art Toolkit è un toolkit ancora in evoluzione, devono ancora uscire delle applicazioni, almeno all'epoca in cui ho tirato il giusto filmato. Qui praticamente utilizzando sempre un tipo di cartoncino, questo funziona su iPhone,
renderizza un qualcosa di virtuale. Non li ho riportati qui, ma ci sono parecchie altre applicazioni. Praticamente questo utilizza la telecamera incorporata. Altri sistemi che utilizzano la telecamera incorporata sono disponibili. Praticamente voi siete in una gita in un paese straniero, inquadrate i dintorni, compaiono informazioni sullo schermo riguardante quello che state inquadrando, perché sempre tramite GPS e orientazione è in grado di capire cosa state inquadrando, ma forse anche riconoscendo i contorni del palazzo che state inquadrando, del monumento. Una cosa interessantissima. No, quello penso sia ancora sperimentale. Quello che esiste è un... Sì, no, quello non credo che sia in produzione. Esiste sempre un applicativo, credo sempre per iPhone, che viene, lo appendete al posto dello specchietto, sotto lo specchietto, inquadra la strada e sovrappone le informazioni di navigazione del... No, anziché avere lo schermo con come cavolo si chiama i sistemi di navigazione? TomTom, cosa del genere, esatto. Anziché averli su uno schermo col disegnino della strada, ve la traccia sulla strada che è inquadrata in questo momento. Adesso vediamo un altro paio di filmattini veloci. Allora, è finito. Adesso ho perso il mouse. Come vedete non è proprio real time. Adesso si vede bene, ma sta inquadrando una porzione di cielo e spostando avanti e indietro il coso. Bene, parliamo un po' di lettori Braille. Questo è il classico lettore Braille che si trova attualmente in giro. C'è una striscia di attuatori che alzano o abbassano un pin e compone il carattere Braille. Mi sembra si chiamano screen readers. In pratica il software scansiona la pagina, trova le scritte, pagina web in questo caso, e ripropone qui quello che viene letto, che dovrebbe essere letto a video.
l'operatore naviga su e giù, va di dietro, eccetera. La Nokia ha fatto questo applicativo per i suoi smartphone nuovi, perché gli utenti non vedenti si lamentavano che, non essendoci più una tastiera, non potevano più usarlo agevolmente. Però non ho capito perché hanno fatto questa cosa qua, che praticamente come funziona? Riceve l'SMS e viene proposto carattere per carattere una riproduzione braille, non è tattile. L'operatore semplicemente clicca sullo schermo, tra virgolette, perché il software faccia la scansione dei cose. Come funziona? Funziona sfruttando la vibrazione dello smartphone. Un puntino nero, vibrazione forte, un picco praticamente, forte e breve. Un pallino vuoto, vibrazione bassa e più prolungata. Qua si vede poco, ma questo è un concept, non ancora in giro, e forse neanche realizzato. Praticamente è un tablet, però braille. Non avete più la singola riga, ma un'intera pagina. È composta dai puntini che cambiano di pagina in pagina, ovviamente. Questo è lo stesso concetto, solo che è più avanzato, in quanto che viene appoggiato sul libro, viene fatta la scansione del contenuto della pagina, fatto l'OCR e riproposto in braille. In alternativa c'è un sistema di text to speech, cioè viene renderizzato a voce, quindi si può ascoltare il contenuto della pagina. Questo è un tipo di tecnologia che stanno studiando, che sfrutta i muscoli artificiali. Applicando una tensione, il muscolo si contrae e il puntino scompare. C'è la superficie in gomma, l'operatore passa il dito, classico, e trova il pin sporgente e nessun pin. Quindi con questa tecnologia si può realizzare qualcosa del genere. Se volete un filmattino di questo, ma ve l'ho spiegato, quindi non è che ci sia molto di più. Questo è un più folklore che tecnologia. Ameba è un sistema utilizzato per la simulazione delle onde. Cosa ha fatto? Questi qui sono degli attuatori che vibrando creano delle onde. L'interferenza di tutte queste può essere combinata in modo da scrivere o disegnare dei simboli. Una cosa molto curiosa, ma che è pensata più per usi promozionali o di intrattenimento. Questo sistema è la stampa rotativa, tipo quella dei giornali, di larghi fogli di transistor, che sono la base praticamente dei display LCD. Se questa cosa a piede costeranno un decimo di quello che costano adesso e potremmo avere pareti intere pareti, pensate alla parete del vostro salotto ricoperta di un intero schermo LCD. L'Infernoptics praticamente sfrutta le fiamme, una fiamma per pixel. Il JDOM è un concetto abbastanza vecchio, utilizzato ancora nei parchi giochi, cose del genere. Praticamente una semisfera su cui viene proiettato l'immagine, ovviamente ricalibrata, rideformata. Questo l'operatore si pone qui dentro, con la testa qui e le spalle, e dà l'impressione di un'immersione nella realtà virtuale. Aggiungete un tappettino qua sotto e insomma potete immaginarlo. Questo è pensato al posto degli occhialoni tridimensionali. Waterfall è un termine generico che ho messo io. Praticamente qui c'è una fila di getti d'acqua che rilasciano una goccia
una riga, ogni riga è fatta da tot gocce e l'insieme delle righe compone la parola. O il disegno, quel che è. Vediamo un filmattino o due. Vabbè, questo è troppo lungo, questo vabbè. Passiamo oltre. Non ricordo più qual era. Ah, no. No, perché l'hanno tolto. Su richiesta del produttore, tutti i filmati e anche parecchie immagini sono sparite da internet. Non sono riuscito a trovarlo, un filmattino. C'era un filmattino, trovato citato, ma non poi ho trovato la notizia che era stato rimosso su richiesta del produttore o dell'azienda che aveva creato questa cosa qua. L'azienda fa studi scientifici sulle maree, sulle onde, dentro quella vasca che è piuttosto grande, ci mettono dei modellini di nave praticamente, oppure di cose sottomarini, cose di ambienti acquatici, cose di questo genere. E veniamo all'haptic, sistemi aptici, adesso non so come si dica in italiano, mi sono scordato di... che non è una gran novità, immagino conosciate il force feedback, sono quei dispositivi per videogioco, tipo il volantino, che a seconda che andate a sbattere a destra e a sinistra, quello vibra, e vibra più forte o meno forte, oppure se siete in curva vi ritorna lo sforzo che sentireste nella realtà, in teoria. Quindi questa cosa dell'haptic è una buzzword, ripeto, una parola usata tantissimo, ma alla fin fine il concetto non è questa gran novità. Questo qua è sempre questa force feedback per un sistema di volo, joystick o cloche, questa per la potenza, eccetera. Questo è un tipo che si è accato perché tipicamente i volantini per i simulatori di volo non hanno ritorno force feedback, sono lisci, quindi non c'è un ritorno di sensazione del movimento, dello sforzo, eccetera. Questo se l'è fatto. Questo è un esempio di di trackball con i motori che ritornano sforzo, quindi voi spostate la trackball, se incontrate, adesso non so quali usi possa avere, quello sforza praticamente il movimento che dovete fare. Questo è un mouse force feedback, non è magnetico, è elettromagnetico, c'è un elettromagnete che viene spostato avanti e indietro e voi spostando il mouse avete sto ritorno di sforzo che dovete fare. Avrei un filmatino, lascio aperto. E ovviamente il joypad tipico con i motorini, uno qui e uno qui, che vabbè, torna la vibrazione, ma non è che siamo che. Andiamo avanti con sto haptic, con cose un po' più interessanti. Questo si chiama Haptic Glove. In pratica l'operatore indossa questo aggeggio e qui ci sono dei sensori
di contatto. Lui, questa mano meccanica ritorna esattamente il movimento fatto dal glove. E qui c'è un ritorno di feedback di quanto viene toccato, diciamo, dalla mano artificiale. Questa si chiama haptic hand, che è praticamente la stessa cosa di quella che abbiamo visto prima, quella col pantografo che ritorna la sensazione di toccare l'oggetto manipolato, solo che è leggermente diversa. Gli attuatori sono dei meccanismi pneumatici, non so. Questo è lo stile che viene adoperato e può andare su, giù, eccetera. Questo è lo stesso concetto, solo posto in verticale e utilizza un meccanismo di tipo magnetico. Il radar è un esperimento che hanno fatto. Ci sono degli attuatori, praticamente dei sensori a infrarosso che avvertono l'approssimarsi di un oggetto. In corrispondenza c'è un attuatore che colpisce la testa, la pelle dell'operatore. Chiudo? Ok. La Cladetronics, c'è un filmato, devo farvelo vedere perché altrimenti non... Questo è un filmato promozionale. Ok, questa era la teoria a cui vogliono arrivare. Questa è la pratica a cui sono arrivati. Leggermente diverso. Comunque il concetto è quello. Andiamo avanti con l'Aptic. Questo è un sistema a ultrasuoni che emettono delle onde d'urto di aria. La telecamera individua la posizione dell'oggetto e a seconda che questo interferisca o meno con l'oggetto virtuale emette impulsi. Quindi praticamente viene usato a mano, tra virgolette. È un po' invisibile, ma il concetto è quello. Questa è una batteria aptica, nel senso che c'è un ritorno della vibrazione. Quello che manca nelle batterie di gioco, praticamente, è l'effetto di ritorno del tamburo normale. E questo è un altro sistema, però molto più macchinoso, che ora abbiamo fatto. Devo stringere perché c'è un altro talk dopo. E da ultimo c'è questo aggeggio qua. In pratica sulla lingua viene posto un attuatore che ritorna
a seconda del, ci sono vari progetti, ho una sensazione di pizzicato oppure una sensazione di pressione. Questo viene utilizzato concettualmente per la visione. In pratica, il non vedente impara a vedere tramite la telecamera, un sistema software, hardware, e questo attuatore sulla lingua, a vedere con la lingua. Avremo dei filmati, questo è abbastanza interessante, ma passiamo oltre. Interfacce col sistema nervoso. Questo nel 1989 è uscita sta gran notizia del Brain Stick, praticamente con dei sensori da applicare alle tempie, questo da collegare alla porta joystick, e questa è la scheda di interfaccia. Praticamente c'era stato un gran rumore, notizia su tutti i giornali di settore, ma in realtà era una finzione, un pesce d'aprile sostanzialmente. A giorni d'oggi, invece, abbiamo questa roba qua, e queste funzionano molto meglio. Addirittura, però, siamo ancora abbastanza indietro. Funzionano bene per applicazioni specifiche. Ci sono molti esempi di pianisti che suonano il piano a mente e il computer collegato al piano lo fa suonare esattamente come se lo suonasse. Quindi cose molto specifiche funzionano molto bene, almeno stando ai filmati. Per altre più generiche, tipo la scrittura, è una cosa molto più complicata. Non ho trovato esempi molto efficaci. Sistemi mielettrici, non so se sapete che i muscoli emettono elettricità quando si contraggono o si rilasciano. Viene rilevata questa elettricità con dei sensori e in base a questo si possono realizzare degli arti protesici che rilevando l'intenzione del movimento sull'arto residuale, si chiama, è in grado di attuare il movimento che indossa sta protesi pensava di fare. Quindi se pensava di stringere qualcosa, stringe. Di più, sono a studio dei sistemi di feedback per cui ci sono dei sensori sulla protesi e che ritorna un segnale che viene percepito come, adesso non so come, ma verrà percepito come tocco, come tattile. Passiamo a quello che stavamo aspettando tutti, il sesso virtuale reso poco virtuale. Nel 1974 Ted Nelson parlava di teledildonica. Lui ipotizzava un sistema audio collegato a un sistema apparecchio che rendesse la sensazione tattile. Teledildonics è il termine assurdo a indicare tutto il settore, diciamo, che riguarda il sesso cibernetico, chiamiamolo così. Nel 1994 viene realizzato la prima cibertuta sessuale efficace. Prima c'erano degli esperimenti più o meno funzionali. SM perché sadomaso. C'erano dei sensori, degli attuatori termici, elettrici, per delle scosse elettriche, di pressione per la resa tattile, cose del genere, che andavano sulle braccia e sulle gambe e sul petto. Questo qui, a seconda che l'utilizzatore fosse maschio o femmina, o contiene un dildo che si muove su e giù e vibra, oppure contiene un apparecchio succhiante che vibra anche quello. Stiamo parlando del 1990. Fucile a pompa. Al giorno d'oggi c'è il Real Touch, che è praticamente, il tipo è era un ingegnere della NASA, ha pensato, nei viaggi spaziali di decenni, sta gente dovrà pur avere una resa che non sia poco efficace.
e si è inventato il Real Touch. Questa è una vagina artificiale. Qui ci sono tutti i meccanismi di trazione, suzione, di liquidi, tutta una cosa complicata per rendere l'esperienza il più possibile vicina alla realtà. Attualmente viene venduto per essere utilizzato con dei film in streaming che codificano anche dei segnali che tramite USB questo riceve. A seconda della scena, questo agisce concordemente con quanto viene mostrato nel filmato. Allora, questa ovviamente non sta carellata, non copre tutti i dispositivi. Ad esempio, abbiamo parlato delle schede audio che sono passate dal Cicalino al 7.1. Al text to speech l'ho solo accennato, altre cose. Quello che interessa di tutte queste cose qua sono da dove vengono. E praticamente la ricerca è importante perché studia i vari campi legati alla realizzazione di queste cose qua. Molto importante è la fisiologia e la psicologia, perché abbiamo dal studio della fisiologia sappiamo che l'occhio risponde in tot millisecondi allo stimolo luminoso, che un'attesa di 3 secondi è il massimo percepito come non come buono e non come un ritardo tra l'azione e la risposta del sistema, cose di questo genere. Tutto questo viene dalla ricerca, tipicamente da università, istituti di ricerca, eccetera. Dall'arte arriva un modo di pensare non convenzionale. Prendono un qualcosa che noi pensiamo sia dedicato a quell'uso e lo utilizzano in una maniera completamente diversa. Esistono le cosiddette... Vabbè. Quindi anche da qua viene un input abbastanza importante. Anche perché quello che viene mostrato è quello che viene percepito. L'arte studia appunto quello che viene percepito. Dalla fantascienza viene l'immaginare quello che verrà nel futuro. Infatti parecchia roba che troviamo oggigiorno è stata pensata molto tempo prima che fosse realizzabile dalla fantascienza. Il settore del gaming, perché è quello in particolare l'early adoptions, praticamente molti dispositivi, molto prima che entrino nel mercato in altri settori, li troviamo nel settore del gaming. I primi 5.1 nascevano per videogiochi, praticamente. Per i PC, per i computer e per i videogiochi in particolare, per avere la resa stereo massimale di chi arriva alle spalle, cose di questo genere. Poi abbiamo il settore militare e industriale che fa ricerca e sviluppo, ma non è che ci sia una ricaduta immediata, specie nel settore militare. Bon, questo è quanto. Sono rimasti 4 gatti. Qualche ringraziamento a Google per le ricerche, a YouTube per i filmati, Mozilla per avermi e ai tipi di Download Helper per avermi tirato giusti i filmati. E questo è quanto. Adesso lo dico. Pronto. Per chi vuole, pronto.